Ed ecco a voi, signori, uno dei capolavori del Canova, famosissimo in tutto il mondo. La Venere vincitrice. Modella l'irrequieta Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone e moglie del principe Camillo Borghese. La statua suscitò subito scandalo e ammirazione appena uscita dalle mani del maestro nel 1805. Vogliate ammirare la sapiente morbidezza del peplo e la levigata trasparenza delle carni. Il fatto che destò la curiosità di tutto il mondo da allora è il busto scoperto col quale la principessa si fece ritrarre dal Canova. Ma il principe Borghese non si è seccato che la moglie posasse con i segni al vento? Beh, sì, si seccò moltissimo. E ora, signori, prego, da questa parte. Andiamo ad ammirare il ratto di Proserpina. Questo è il più bel gruppo di Gian Lorenzo Bernini. Un'opera che da sola giustificherebbe un viaggio a Roma. Fu commissionata al Bernini dal cardinale Scipione Borghese, insieme ad altri tre gruppi marmori, e scolpita intorno al 1621-22. Gli altri gruppi che poi ammireremo sono Enea e Anchise e Apollo e Daphne. Ma vi prego di osservare qui i muscoli di Nettuno gonfi sotto la pelle, tutti tesi nella rapace virilità del ratto. Oh, come ask him. Mentre Proserpina dalla pelle vellutata cerca ancora di sfuggire. May I have your pen, please? The pen. Pen, please. Just for a second. Il fascino di quest'opera sta nella maniera in cui Bernini ha trattato. Oh, thank you. Il marmo infatti very kind of telling you. Vita sotto la magia del suo scalpello. Ed ora, signori, vogliate seguirmi. Per di qua, prego.